Ed ora l'ospite in viaggio con noi in auto oggi ama molto la sua città e vuole fare l'Hydrogen Valley. Vediamo. Buongiorno sindaco. Come sta? Buongiorno. Ben ritrovato. Che piacere. Finalmente. Piacere vederla. Allora, io ho le chiavi. Guido io. Guida lei? Okay. È idrogeno, eh? Idrogeno. Idrogeno. Sai guidare? Sì, sì. Vabbè. Grande. Allora, grazie sindaco, finalmente ci rivediamo dopo 2 anni di pandemia e siamo di nuovo liberi e parliamo di sostenibilità, perché a parte che siamo su una Mirai a idrogeno e voi e lei come sindaco avete puntato sull'idrogeno. Sì, perché? Molto sull'idrogeno. Beh, perché è il futuro in chiave di sostenibilità, ma anche perché le grandi dimensioni, le navi, gli aerei, i treni, per forza di cose andranno a idrogeno. Io molti anni fa sono andato in Giappone con mia moglie, Stefania parla correntemente giapponese, e siamo andati a parlare proprio con lo scienziato che è a capo del team dei ricercatori di idrogeno, direi 8-9 anni fa, e ci hanno raccontato come il Giappone punti tutto sull'idrogeno. L'idrogeno non è altro che un accumulatore, poi ci sono diversi tipi di idrogeno perché dipende da che tipo di corrente poi lo ricavi. Con l'ENI abbiamo inventato, pensato di credere molto nell'idrogeno e difatti nel programma dell'ENI qui a Marghera c'è anche una produzione, addirittura 2 impianti di produzione di idrogeno. E a Marghera facciamo gli impianti e a Mestre abbiamo il distributore. E questa macchina che siamo è già in produzione, è già sì, in vendita. Dopo di anni. Esatto. Sì, sì. E allora dico, anche ha un'autonomia di 600 km, che vuol dire che io posso arrivare a Milano e tornare a casa. Certo. E l'idrogeno si fa in 5 minuti, quando già fare su una colonnina fast per la strada, se per caso è finita la corrente, ci vuole comunque almeno un'oretta, 40 minuti a farla avere. Perché io credo che sarà davvero un futuro. E Marghera, che è stata la culla dell'industria chimica, della petrolchimica, dell'innovazione, e si candida assolutamente ad essere insomma capofila di quella che è la ricerca scientifica con i nostri migliori ricercatori italiani. Lei vuole fare di Marghera l'Hydrogen Valley. Sì. Quando potremo vederla realizzata veramente? Beh, allora, cosa serve? No, allora intanto c'è bisogno di una volontà politica, e per politica intendo dei cittadini, di quelli almeno che non hanno paura nella tecnica e nella scienza, perché poi io mi rendo conto che in questi momenti siamo di fronte a una crisi energetica evidente, dove dentro c'è tanta speculazione tra l'altro, il gas, il prezzo della benzina, del petrolio, insomma sono frutto di tanta speculazione, però al di là di questo dico, tutti abbiamo capito che dobbiamo fare una transizione, dobbiamo spostarci ad altro, a diciamo, fattori che non inquinino l'atmosfera, che non rilascino quelle emissioni che poi hanno prodotto il buco dell'ozono e i cambiamenti climatici che sono davanti agli occhi di tutti. Lo dico alle persone anche più critiche in generale dello sviluppo economico, eccetera, per dire a loro, guardate che senza fatti concreti, senza l'umanità delle persone capacità intellettuali probabilmente dei nostri giovani che si stanno applicando, perché è chiaro io ho 60 anni, sono già vecchio, ma sono certo che questi sono veramente percorsi di carriera, di sviluppo di lavoro e di conoscenza importantissimi, lo dico appunto alle ragazze e ai ragazzi che ci stanno ascoltando, credete che questo sarà veramente importante e strategico per il nostro paese, perché noi non abbiamo fonti di energia, minima parte, ci siamo costretti a comprare da fuori, ecco perché dobbiamo attrezzarci per essere il più autonomi possibile. Abbiamo bisogno di continuare a credere nello sviluppo della tecnologia. Abbiamo le grandi università. L'Italia è una piattaforma di questo, per cui quello che noi vogliamo sperimentare è prodotto italiano. Vogliamo credere che sia prodotto per le prossime generazioni. Allora, in questa diciamo, area, che è stata diciamo, una dei grandi luoghi di industria dell'Europa, neanche italiani, che è un vanto per l'Italia, ecco, attorno a questa storia dobbiamo costruire il nostro futuro. Io vorrei che da questa esperienza nascesse un nuovo rinascimento tecnologico italiano. E qui a noi ci siamo inventati questa fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, dove il presidente in questo caso è il ministro in carica Renato Brunetta e vicepresidenti sono appunto il sindaco, io
e il presidente della regione Luca Zaia, ma è una fondazione che raccoglie anche tutte le grandi imprese tecnologiche. Per dire cosa? Per dire che si può fare, che si devono risolvere i problemi, basta soltanto i cartelli, la protesta, le manifestazioni. Se servono per costruire dibattito va benissimo, ma poi ci vogliono soluzioni concrete oggi, domani, non fra 20 anni, tra 30 anni. Al Mose a Venezia, che ferma il mare, non ci credeva più nessuno. Era soltanto motivo di scandalo, motivo di tangente, tutto vero. Sì. Ma c'era anche l'opera edilizia, però, che abbiamo fatto funzionare. Che e ha funzionato. Certo. Vengono da tutto il mondo ma a vedercela. Ma perché prima non aveva funzionato? Perché bisogna crederci fino in fondo, bisogna crederci fino in fondo alle cose. O tu credi alla scienza o non ci credi. Poi la scienza si deve anche autocorreggere, ma abbiamo grandi professori universitari, abbiamo grandi scienziati, i giovani fisici, matematici. È una questione di cultura. Noi stiamo andando al distributore idrogeno adesso. Noi stiamo andando al Perfetto. Distributore idrogeno. Qui siamo okay. A Marghera, stiamo sì. Facendo una passeggiata sulla strada qui a Via Fratelli Bandiera, che divide il centro, diciamo, industriale, sì. Storico, sì. dall'abitato di Marghera, che tra l'altro, una curiosità, è uno dei piani urbanistici più innovativi, perché è una città, che Marghera, che lavora tutto sulle rotatorie, è un piano urbanistico veramente, da questo punto di vista, futurista, che ha trovato realizzazione ancora negli anni 50, per cui Marghera anche su questo sorprende, una città verde con tutti i suoi problemi, tutte le certo. Cose da mettere a posto, comunque, però insomma, è stata una grande energia. Sì, sì, stiamo lavorando insieme ai cittadini perché torni a essere la città di tutti. Che macchina guidava da piccolo? Io guidavo una 500, ah, okay. Una 500 con le porte che si aprivano davanti. Addirittura? Sì, poi ah, una bella. Volta sono andato a vendere, vendevo sì. Durante la scuola, facevo l'università, però vendevo pentole a quel tempo là, ho venduto di tutto. Sì. Ma insomma, e sono andato a fare la vendita alle 6 di mattina, poi stavo finito, giuro, da un camionista. E poi avevo l'incontro a scuola e università e ho cercato di mettere la valigetta col contratto sotto il sedile. Sì. E sono uscito di strada, andavo pianissimo, però mi sono massacrato, difatti ho rischiato di morire quella volta, poi altre volte, una cosa pericolosa, bisogna stare molto attenti, a quel tempo non c'era l'obbligo del cinturone di sicurezza, sì, bisogna stare c'è. Molto attenti, beh, ormai niente telefonini, niente, sì, sì. Però bisogna guardare avanti, certo. Bisogna non bere, non drogarsi, perché questa sì. È una roba importante quando si va in macchina, guardate, la cosa peggiore deve essere far male a qualcuno, è una delle cose che non ti fanno più dormire di notte, stiamo sempre molto attenti per la strada, idrogeno o non idrogeno. Certo. Grazie. Grazie a lei.